Amici di Via Vai Magazine, oggi qui con noi Massimo Cipelletti, sociologo, che ha creato nella città di Schio un... come possiamo chiamarlo, Massimo? Un pensatoio? Lo possiamo chiamare, sì, un piccolo pensatoio dove chiunque può esprimere la propria opinione, le proprie idee, i propri progetti su Schio. Si chiama Schio Dando. Esatto, Schio Dando. Questo magari bizzarro gioco di parole, Schio e Dando, che appunto sta a significare il voler schiodare, schio da una condizione magari per quello che può essere qualche magari retaggio di provincialismo verso una modernità e verso un ammodernamento sotto un po' tutti i profili, io direi, certo, al fine di agevolare tutta la comunità, tutta la popolazione. E quindi ecco, con la partecipazione di qualsiasi persona, con qualsiasi tipologia di idea che possa migliorare la nostra vita. Ecco, infatti tu hai creato soprattutto un gruppo su Facebook. Esatto. Cosa si può proporre a te come amministratore, ma poi a tutto il gruppo, per poter migliorare la nostra città oppure lanciare qualche idea? Ma io ovviamente sì, sono solo l'ideatore, il creatore di questa piccola cosa qui. E dopo ecco, si cerca di aprire un dialogo appunto fra tutti coloro che vogliono condividere questo spazio, diciamo, virtuale, che poi ha anche una sua realtà in Schio stesso. Fra le cose, secondo me, primarie sulle quali ci siamo concentrati, abbiamo toccato l'argomento, la tematica del turismo in Schio, che secondo me è molto attuale. Sì, potrebbe essere, non so, un'idea che ci permette anche di diventare appunto meno provinciali, meno legati alla nostra provincia, aprendoci ad un turismo, perché ricordiamo, Schio è uno dei centri dell'archeologia industriale, con Alessandro Rossi, insomma, con tutta la dinastia, ecco, del... Sì, quello lì è un punto, secondo me, fondamentale che caratterizza il nostro territorio e che va sviluppato a livello proprio turistico, sul quale dovremmo cercare di orientare energie, risorse economiche e quant'altro. Parliamo appunto di archeologia industriale, come sappiamo tutti benissimo, parliamo di un esempio di urbanistica mondiale dell'Ottocento, e questo spesso ce lo dimentichiamo, e parliamo anche di un imprenditore che ha fatto scuola in tutta Europa e probabilmente anche oltre. Sì, sicuramente. Beh, e quindi questi luoghi possono essere, come anche la Fabbrica Alta, insomma, ancora visitabili, il quartiere operaio. Le montagne alle nostre spalle sono state il teatro delle vicende, insomma, della guerra, e fino, insomma, qua alle porte della città, perché sappiamo che anche appunto anche Magrè è stata coinvolta in diverse operazioni belliche, quindi chi è interessato a questo tipo di turismo potrebbe ugualmente... Certamente, beh, quello di tutto diciamo, il territorio circostante della Grande Guerra, anche quello andrebbe, è un punto di forza nostro. Sì. Credo che assieme a quello dell'archeologia industriale, del quartiere Rossi, come abbiamo detto prima, potrebbero essere davvero gli elementi caratterizzanti di uno sviluppo sul quale, tra l'altro, già la nostra amministrazione si è concentrata con uno sportello turistico, lo yacht attualmente. E sicuramente però questo non basta, e va sviluppata anche una serie di eventi, io penso, e di occasioni di incontro di ambito culturale non legato a questo, e anche tematiche innovative che possono caratterizzare Schio come un punto di riferimento turistico. Ho per esempio visto anche alcune proposte per incentivare il turismo a Schio relativamente, non so, a qualche mercatino dell'antiquariato, piuttosto che qualche mostra di pittori anche di un certo livello, uscendo un po' sempre dal nostro ambito un po' magari ristretto. Tu vedresti possibile una cosa del genere? Ma io credo che molto sia stato fatto nell'arco degli anni a Schio, indubbiamente, ma molto e molto ci sia da fare. Penso che mi viene in mente Piazzola sul Brenta, con il mercatino antiquariato che è divenuto nell'arco degli anni il secondo d'Italia, mi dicono, dopo Arezzo. Beh.
perché non creare qualcosa di simile, che poi sia antiquariato, che sia un mercato di libri, che sia un mercato di qualcos'altro, di qualcosa di collezionismo piuttosto che altri prodotti o elementi, perché no? Però logicamente dobbiamo partire da qualche cosa. Sì. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, ci vuole però una volontà, non possiamo proseguire con delle manifestazioni come il panino più lungo del Veneto, che è anche un riferimento a quanto fallico e locale, sì. E, o manifestazioni troppo. A quanto campanilistiche e locali, che vanno benissimo ma non sono sufficienti, io penso, per un paese e quindi una città come Schio di 40.000 abitanti circa, sì. Nel terzo millennio. Schio è anche una città poco lontana da Vicenza. Vicenza, città del Palladio, come vedi possibile un eventuale incremento anche del nostro turismo rispetto a una città così importante? Sì, siamo a una sola mezz'ora dal Palladio, quindi da Vicenza, e circa un'ora da Venezia. Voglio dire, i turisti noi li abbiamo alle porte, basta farli entrare dando l'ospitalità che si è soliti dare agli ospiti. Sì, sì, quindi certo. Voglio dire, abbiamo tutte le carte in regola, e anche con la vicina Bassano del Grappa non penso che noi dobbiamo, diciamo, invidiare qualche capacità loro o meno, cioè ci sono tutte le condizioni. Ci vuole una volontà, che a Bassano del Grappa c'è stata e a Schio ad oggi non c'è ancora stata nella stessa misura. Questo dobbiamo raggiungerla indubbiamente. E quindi incrementare l'offerta, e poi qualunque sia l'idea, la proposta, ecco, dei tuoi utenti, amici di Facebook, ben vengano e sono accolti, insomma. Ah, certo, volentieri, anche radicalmente opposte a queste. Tutte le idee sono bene accette. Quindi ringraziamo Massimo Cipelletti del suo contributo, e mi raccomando, visitate la pagina di Schiodando.